Gambarini Claudia. Claudia Gambarini Pastry in Love. Prima di Claudia Gambarini Pastry in Love, che è la denominazione ultima, era Cookies with Love. Pastry in Love nasce 5 anni fa e arrivano dopo un momento importante, insomma. La prima decisione è stata quando, per problemi personali così, avevo bisogno di evadere e di far vedere insomma la mia passione, buttarmi in questa cosa qua. Ciò che mi permetteva di potermi esprimere erano le mie mani e quindi creare qualcosa. Dopo, e in concomitanza direi quasi in modo parallelo, anche adesso, dopo questo anno di lockdown, la decisione appunto di buttarmi in maniera imprenditoriale con Claudia Gambarini Pastry in Love, quindi aprire proprio un laboratorio mio. La mia azienda prima del lockdown non c'era, non era una vera e propria azienda, ma era una passione portata avanti. Grazie a questo momento di cambiamento mi ha aiutato ad avere coraggio e credere nelle mie capacità, nelle mie potenzialità e buttarmi e dire o adesso o mai più. Questo anno è stato un anno in cui mi sono preparata, in cui ho conosciuto persone che mi stanno aiutando. Tra 10 giorni aprirò, diciamo che il mio sogno si avvererà, insomma, finalmente dopo 5 anni. Adesso sono riuscita a portarlo, a realizzarlo, ecco. È brutto da dirsi, ma in realtà questa situazione alla mia attività ha giovato, perché in realtà io non ho mai avuto una pasticceria classica in cui il cliente veniva e sceglieva, ma è sempre stato improntato sulla una vetrina virtuale, quindi tramite i social, Facebook, piuttosto che Instagram o inizialmente anche il sito, sono riuscita a farmi conoscere con difficoltà perché comunque la gente era abbastanza diffidente nel comprare, nello scegliere un prodotto visto da un telefonino piuttosto che un computer. E quindi la situazione di lockdown dove non potevi fare altro che comprare tramite un tablet o uno smartphone mi ha aiutata parecchio. È un percorso che ho fatto in 5 anni, è la cosa più difficile che sono riuscita a realizzare, credere in me stessa, ed è il punto di partenza da cui bisogna iniziare, insomma. Credere appunto nelle proprie capacità, potenzialità e andare avanti, insomma. Poi ovviamente ci deve essere la base, quindi lo studio, perché comunque da niente non viene niente. Esiste una preparazione base e poi c'è la passione, insomma, in qualsiasi cosa che io faccio. Se è com'è, il cliente è contento, riesco a soddisfarlo, riesco a raggiungere il mio obiettivo, che è quello di emozionare il cliente, è perché ci metto il cuore, che diciamo che è sempre stato il mio ingrediente principale, insomma, è quello che penso che faccia la differenza, perché anche il mio tipo di prodotto, la mia linea comunque non è una linea commerciale, ma sono prodotti di nicchia, quindi studiati. Prima di arrivare al dolce, io devo conoscere la persona a cui io faccio quel dolce. Devo conoscere le caratteristiche di questa persona, i suoi gusti, che cosa gli piace, che cosa non... e quindi creo qualcosa ad hoc per quella persona. Il dolce è unico. Penso che sia il mio punto di forza sia questo. Il cliente si sente importante, si sente messo al centro dell'attenzione e poi soddisfatto perché comunque è una qualità alta, è più un prodotto di qualità che di quantità. Cioè, arriva da solo a capire che c'è qualcosa di diverso. La qualità alla fine è sempre quella che ripaga. Fondamentale perché soprattutto in questo ultimo anno se io mi sono impegnata perché io non sono portata, la cosa infatti si è evoluta e da qualche mese ho scelto di essere affiancata da una persona dedicata a questa cosa qua, da un professionista e si vede la differenza. È fondamentale. Se io non sono riuscita fino adesso a lavorare come dipendente in altri posti, ho provato non importanti, è perché proprio non si ha la possibilità di poter esprimere la propria fantasia, cosa che invece si riesce a fare se sei tu a decidere come fare, cosa fare, e questo per me è importantissimo perché mi aiuta ad esprimermi totalmente, insomma.